Patrizia Simonetti, Spettacolo Mania, salve. Allora, una domanda per Alessandro e Luca. Questo è un film dedicato, che parla soprattutto di una grande amicizia, no? Un'amicizia contro un po' a tutti i costi, contro le distanze, contro le diversità, no? Tra i due protagonisti, persino un'amicizia che permette, per così dire, sintetizza la condivisione, no? Di un padre quasi. Ecco, e oggi si parla in modo molto leggero, a volte anche fuori luogo, di amicizia, no? Basta pensare ai social e non solo. Volevo sapere da voi che cos'è per voi l'amicizia, quando si può chiamare tale, cosa pretendete e cosa cercate in un'amicizia, nell'amicizia. Grazie. Questa è una domanda, È no? tua, Ah, certo. Allora, l'amicizia ha a che fare, cioè nel senso, il confine tra la parola amicizia e la parola amore è molto labile, spesso l'ho confusa, e sono innamorato delle persone a cui voglio molto bene, no? In qualche modo. Prendo un esempio senza entrare in frasi retoriche. Io e Luca siamo amici da 7 anni e viviamo lontani, però Luca è come se fosse il mio vicino di casa, perché l'amicizia è una cosa che richiede una presenza dell'affetto. Poi certo, se hai la fortuna di avere il tuo migliore amico che è veramente il tuo vicino di casa, magari lo vedi di più, c'hai la possibilità di condividere un maggior numero di cose, ma non per forza di qualità più alta. E questo mi viene da dire, se io penso a Luca, ai momenti che abbiamo passato insieme, e anche ecco, per esempio nel regalo che ci è stato fatto con il film, di passare tutto quel tempo insieme, quello per me è il significato vero dell'amicizia. Sono due persone che non si devono spiegare niente, due persone che anche essendo diverse riescono ad ironizzare e a ridere dell'altro senza mai giudicarsi, anzi cercando di entrare uno nella testa dell'altro, facendo dell'empatia un po' la forza di questo legame. Insomma, è una cosa molto bella l'amicizia, molto complessa ma allo stesso modo estremamente semplice, perché è complessa quando non la trovi e molto semplice quando ce l'hai davanti, no? È una cosa bella, questo è un film sull'amicizia, un film che parla di come l'amicizia tra questi due resista ai colpi del tempo, no? Perché poi quello è portarla, è riuscire a capire il modo di sopravvivere alla vita che ti viene addosso e di rimanere lì, vicino. E quindi questo è il film di Pietro e Bruno, e nella vita c'è il film di Luca Alessandro e di molti altri che hanno trovato le parole per parlarsi, ecco, credo sia questo. Luca? Andate in pace. No, cosa posso aggiungere? Sono completamente d'accordo. Vedevo questo colore. Cos'è l'amicizia? No, no, dicevo, cos'è l'amicizia? Un'apostrofo rosa. Tra le parole ci sono, non c'è un apostrofo tra queste parole. Però ci. Scusami, era una stupidaggine. No, sono d'accordo, per me, nel senso, cos'è l'amicizia? Per me ha a che fare con l'amore, ha a che fare con l'esserci, come vediamo in questo film. Secondo me lei ha usato molte parole, no, contro questo, contro quell'altro, invece a favore di questo, no? Nel guardare quello e affrontarlo assieme, qualsiasi cosa, sia che sia con un dialogo o con una presenza. Basta poco a questi due personaggi, ma anche agli amici nella vita, anche a noi nella vita, no? Basta una telefonata dal Nepal, vuoi che torno? Sarebbe bello. Basta questo. Sono due frasi. Ecco questo. Grazie. Volevo, se possibile, in maniera molto breve aggiungere una cosa che riguarda il lato produttivo del film, perché per me è molto importante. Il mio percorso artistico, che ormai diciamo quello interessante, no? Quelle cagate che ho fatto all'inizio, dura da 7 anni, no? Da quando sono felice di fare questo mestiere. Sono sicuro che il 90% dei produttori di questo paese ci avrebbero fatto fare gli interni della Bar Madrola a Cinecittà, ci avrebbero fatto fare le robe a 3.000 col blue screen, ma anche in America li fanno così, è per questo che poi, insomma, i film non restituiscono questa bellezza. E quindi è un ringraziamento, ma veramente di cuore, perché per me, Luca, stare dentro quel posto per davvero è stato il segreto di questo film. E
sentire quel freddo, sentire quella roba lì, non doversi immaginare di essere in un altro posto, ma avere la possibilità, che quella è una roba incredibile, che in Italia non si fa mai, di non dover simulare un'emozione, ma anzi lasciarsi investire da quella roba, perché bastava uscire fuori dalla bar, ma guardarsi davanti e la scena cambiava completamente, bastava guardarsi, no? E penso anche adesso quando... Non so, ma poi io adesso e Luca stiamo facendo tutte e due serie, no? Nelle serie questa roba non esiste, cioè tu fai Los Angeles a Torpignattara, poi fai Parigi a Frosinone, no? Ma tanto stai in interni, questo io so mia, poi metto un green screen sulla finestra, è tutto immaginazione, è tutto simulazione. Qui non è stato simulato niente ed è stato un regalo incredibile. Questo è soltanto una cosa, perché è una roba che non succede mai. Per quanto riguarda noi, allora non ci siamo invertiti i ruoli. In realtà è successa una cosa un po' simile a quella che è successa su Non essere cattivo, perché pure lì c'era una leggenda che ci eravamo invertiti i ruoli. Invece anche lì Luca era arrivato prima di me e stavano capendo quale ruolo dei due fargli fare. Quindi come è successo con Cesare e Vittorio, dove lui aveva provato tutti e due i personaggi, ma quando io arrivai lui era già Cesare, quindi io feci direttamente il primo per Vittorio. Qua io sono stato leggermente diverso, ma insomma Luca già c'era, già avevano un'idea di quello che avrebbe dovuto fare, stavano scegliendo. Poi io ho fatto un provino che è stato, e lo dico con estrema sincerità, uno dei momenti più belli della mia vita. Cioè, anche se non mi avessero preso per fare il film, per me quel provino valeva come averlo fatto, era una roba, perché sapere che lì c'erano loro due ad aspettarmi e che c'era Luca a farmi da spalla in quella roba, è una cosa, è un po' quello che provai al tempo con Non essere cattivo, quando a farmi da spalla c'è stato Valerio Mastandrea, cioè si crea uno scambio che ti consente di non dover pensare a niente. In quel giorno, quel provino, sono successe delle cose incredibili, sono successe delle cose, sono un provino durato 2 ore, è stato un momento estremamente, insomma, veramente prezioso per me. E quindi sono arrivato e poi dopo quella cosa io ho capito anche nel provino che forse la storia di Bruno era quella che avrei avuto più piacere a raccontare, ma perché lo sentivo una cosa molto lontana, sapevo che c'erano molte cose da imparare, insomma, e poi è successo così, che insomma Luca è diventato Pietro, io sono diventato Bruno, però ecco, non c'è stata un'inversione, c'è sempre che Luca arriva prima di me, in base. Questo sì, questo continua, insomma, ecco. Yeah, I mean the first idea of everybody surrounding the movie, casting director and producers, and you too, was that you were inclined to do the other role, right? I mean, that's okay. Sì, io questo l'ho scoperto ieri quando l'hai detto, perché in realtà io non sapevo che il casting avesse pensato a me come Pietro. Io pensavo che mi avrebbero visto per vedere quello, insomma, per capire. Quindi in realtà la percezione di essere stato chiamato per Pietro io non ce l'ho mai avuta, capito? Quindi forse sì, allora c'è stata l'inversione qui, no, io non lo sapevo, ecco, questo è. Ma questo è stato un gigantesco regalo, cioè io mi ricordo quando è entrato Alessandro, sapevo che sarebbe arrivato, io ero nervosissimo, cioè noi da Non essere cattivo siamo diventati amici, profondamente amici, ma non avevamo mai più fatto nulla insieme. Quindi ho detto, e mo che famo? È stato un po'. Però è arrivato così naturale questo. Non lo so, è stato ritrovarsi in un secondo, in un luogo dove non entravamo più da. E quindi per questo li ringrazio. Per quello che mi guarda, insomma, seguo tutti i giorni la pagina di Cinetel sperando che succeda qualcosa di incredibile. E non succede. E credo che questo film abbia tutta una serie di caratteristiche che dovrebbero portare un amante del cinema e anche uno che lo ama un po' meno ad avere la voglia di alzarsi da casa e venire al cinema, perché l'altro giorno pensavo che vedere un film in 4:3 sull'iPad non deve essere una grandissima esperienza, cioè tipo così, E quindi ho parlato spesso di questo. Io sono innamorato del cinema, prima da spettatore che da attore. Vivo di cinema appena posso, il tempo libero che ho lo dedico a sedermi lì in mezzo e aspettare che si spengano le luci per godere di un'esperienza che per me è irripetibile ed è unica ed è importante.
come dire, non convincere, ma dare un motivo a chi lo è, magari lo è stato prima, parlo anche prima del Covid, no? Perché secondo me è successo qualcosa di brutto lì. Parlo spesso del fatto che probabilmente molte persone si sono rese conto di non aver più tanto bisogno del cinema, perché ha detto, vabbè, ma se non ci sono andato per 2 anni forse posso pure continuare a non andarci. No, non è così, e bisogna, come dire, sfamare questa voglia che c'era di andare al cinema e farla tornare una realtà. Credo che, insomma, l'amore che tutte queste persone hanno messo nel film sia una prova tangibile di quanto vogliamo bene al film e di quanto una storia del genere meriti di essere raccontata e anche di farsi raccontare in questa situazione, non in una situazione casalinga o qualunque altra essa sia. E, per quanto riguarda la prima, rispetto alle scelte cinematografiche, non credo siano cambiate molto, cambieranno molto le mie scelte cinematografiche, insomma quella è una cosa che ho deciso molto tempo fa rispetto al tipo di cinema che mi piace fare, che è un po' la stessa risposta che ho dato prima, è un cinema che mi piacerebbe vedere da spettatore, no? Non farei mai un film che non vorrei andare al cinema a vedere. E per quanto riguarda quella che è stata l'esperienza del film, non so, io ho detto già molte volte, insomma, ci siamo ringraziati tutte tante volte, però mi sembra sempre doveroso ringraziare queste persone per il regalo che ci hanno fatto a volerci nel film, perché fare questo lavoro in una certa maniera e accompagnati da così tanto talento non è mai una cosa scontata per me, ed essere chiamato da Mario ed essere diretto da queste due persone qui per me è una benedizione del lavoro, è una cosa che non è scontata e non pensavo di poterci mai arrivare. Quando ho visto la Pava Morro ho pensato, pensa che roba che sarebbe fa un film con questi. Eccoli. Quindi è stato incredibile. Credo che in una qualche maniera per me vita e lavoro, no? Alle volte si sommano assieme e vivo molte volte come lavoro e lavoro molte volte come vivo, e quindi per me è un regalo dalla vita, dal lavoro, aver incontrato loro, aver potuto lavorare di nuovo con Alessandro, aver lavorato con tutti loro, incontrare Paolo, rivedere Mario con cui avevo fatto il mio primo film, e quindi per me è seguire una direzione, cioè mandare un, non lo so, chiedere qualcosa in avanti o più in là, un passo più in là, e c'è una risposta dal cammino, non so, ho detto una roba così. E per il resto io, a parte poter dire una battuta che le montagne c'entrano meglio in uno schermo così, penso che per questo film trovo che il luogo naturale sia il cinema, ma per ogni film il suo luogo naturale, habitat naturale, sia il cinema. Io ricordo tutti i film che ho visto al cinema, sia quelli che mi sono piaciuti che non mi sono piaciuti, perché ricordo un'esperienza di condivisione pazzesca, sia nel bene che nel male. A me, quando c'è qualcuno che si distrae o tossisce o fa qualcosa, mi agita, perché sono molto concentrato quando guardo un film, però è un'esperienza di condivisione unica, e quindi invito, delle volte magari può non essere semplice uscire di casa e andare al cinema, qualsiasi cosa, ma la trovo un'esperienza meravigliosa, sociale, molto importante, quindi invito per questo film e per tutti gli altri film di andare al cinema. A parte il piacere per la stima, no? Di fare il papà di Luca. Cioè, avrei preferito fare il marito, però va bene il papà. Quello è la vita. No, ma perché ci sono alcuni attori, cioè io Luca desidererei chiedergli di sposarlo ogni giorno. Quindi sarebbe un guaio che mi dice poi sì, però poi guardo Alessandro e penso sì, ma tu mi porti via di notte. Cioè, capito? Vabbè. No, a parte la stima per i vari attori, no? Interessante, io quando sono al loro posto, no, che magari faccio un ruolo un pochino più importante, però quando lavoro con gli altri attori che arrivano, chiedo davvero, li prendo da parte e gli faccio. Allora, pensate che il film si chiama come il tuo personaggio, altrimenti si entra in scena
hai talmente voglia di essere bravo e di dare qualcosa che se è scritto che tu devi fare incazzare il protagonista, tu non ti preoccupi di essere incazzato tu perché lui è uno stronzo, ma oddio quanto è figo Borghi, devo essere incazzato perché deve essere bravo. No, tutti ci abbiamo i cazzi nostri, cioè tutti siamo protagonisti della nostra vita, no? Quindi in questo caso, cavolo, è tosto, perché io faccio il papà, faccio quello che il figlio deve ammazzare. Che ha servizio del figlio. E lì mi sono accorto, madonna, ma quanti anni c'ho? 48. Cosa? E quello è stato molto bello. E quindi interpretare il padre, in questo caso poi leggendo il libro. E poi è bello perché quando ho guardato il film, che si parlava di questo padre che aveva avuto appunto un'amicizia anche con l'altro figlio, no? E io ci ho creduto, però sono scene che non ci sono state. E quindi è stato strano, dicevo, madonna, ma cioè, questo è quanto, grazie. Elena Lierge, poi Elisabetta. No, io come nel film sarò il contraltare equilibrato della coppia. No, anche per me c'è stato qualcosa di magico, molte cose magiche nell'essere scelta per fare questo ruolo, incluso il fatto che dovevo recitare un matrimonio con Filippo, che conosco da 15 anni, con cui ho tanto lavorato in teatro, ed è stata una sorpresa meravigliosa per me. Credo che Felix, you didn't know that we knew each other, right? It was a surprise. Yeah. Ed è stato molto molto sorprendente e molto bello avere la possibilità di non dover in realtà di non doverci riconoscere, di non dover recitare un'intimità perché la esisteva già, e è stato speciale, così come poi lavorare con Luca e Alessandro e i ragazzini, ecco. Sì. Io arrivo in quota in tanti sensi, perché per me è veramente la prima esperienza ed è un'esperienza subito ad altissimo livello, per cui provo un'emozione in questo momento solo al pensiero di essere qui con queste persone a parlare di un progetto così grande. Ed è stata la stessa cosa un po' anche incontrare Lara, questa donna che si realizza tramite gli uomini che ama e che li vuole seguire, forse un po' emulare, ma non riesce a trovare una corrispondenza totale fino alla fine. E la cosa che io ho amato dell'approccio al lavoro di Felix e Charlotte è stato che non c'è stato un parlarsi del personaggio, un creare dei discorsi intellettuali intorno a questi grandi temi di cui si sarebbe parlato nel film, ma vivere insieme 10 giorni, mungere le mucche, fare il formaggio, stare in compagnia, bere il vino e sentirsi parte fin da subito di un progetto che aveva molto a che fare con la vita, e quindi questo mi ha permesso di farmi forse meno paranoie, di entrare nel vivo non solo del mio personaggio ma di tutto il mondo che poi si sarebbe raccontato in questo film, questo penso che, non lo so se è perché questo progetto è stato particolarmente benedetto, ma io lo trovo che sia stato, che Felix e Charlotte siano stati illuminati in tutto il corso del film a guidarci con grandissima delicatezza e a non stare solo sulle parole, ma stare anche nei silenzi, nell'ascolto, negli odori, tutto ciò che il romanzo di Paolo ha la capacità e la grazia di raccontare, insomma, farlo diventare vita. Forse se c'era un timore su questo progetto non era tanto sulla qualità della realizzazione, ma se
che insomma era chiara vedendo i lavori fatti prima da tutte queste persone, ma era se ci saremmo incontrati umanamente, perché poi non è il mio mondo il cinema, però mi sembra un mondo dove ci sono degli ego molto grandi e a volte si fa fatica a farli stare insieme. Invece siamo stati bene insieme, ecco, siamo stati un sacco in montagna, la montagna ci ha aiutati, se questo film fosse stato girato a New York anche i rapporti ne avrebbero, non sarebbero stati così amplificati, la montagna ci ha permesso di stare tanto insieme, camminare insieme è una cosa molto potente per i rapporti, questo ormai lo so nella mia vita. Stare insieme in alto, attraversare davvero a piedi questi luoghi che vedete nel film. E questo è successo con tutti. Prima con Felix e Charlotte abbiamo passato moltissimo tempo a cercare i posti del film, a vedere quel lago, quei ruderi. E poi con Luca io ho fatto un po' da allenatore, da istruttore di montagna a Luca, che è arrivato con altre esperienze, non era un mondo che lui conoscesse, e allora l'ho trascinato su per i bricchi, come si dice, pietraie, nevai, a mollo nella neve in pieno luglio, insomma queste esperienze che diventano indimenticabili. E si è così, il nostro rapporto è nato così, è nato con la montagna, è nato con una chitarra, è nato con un po' di vino, con tante cene, tanto tempo passato insieme, poi è arrivato anche Alessandro. E per me, devo dire, ecco, oggi quello che l'ho visto tante volte il film, quando lo rivedo è un po'... mi sembra un po' che quella casa che i due amici costruiscono insieme sia questo film. Cioè che questi amici hanno costruito insieme questa casa che è il film, che la grande gioia che ho io che resterà sempre e io potrò sempre tornarci come un rifugio e quando ne avrò bisogno so che il film è lì e potrò tornare a starci un po' di tempo. But I'm realizing really the last couple of days more than before is that this story is really about connection, about looking for connection between human beings. We all need it desperately, and we see two beautiful people struggling with it, trying to find it, finding it sometimes. And the crazy thing is that we're all sitting here and saying how much incredibly this story has brought us together, with Paolo, with the actors, with my own Lorenzo, and that's what happens when you dive into something that talks about that. You experience it yourself. I'm sorry, I'm a bit moved, but this is why this film is important. So thank you all. Thank you, Paolo, for writing the book. Thanks for letting us make it. Quello di cui mi sto rendendo conto negli ultimi due giorni, molto più di quanto non mi fossi reso conto prima, è che questa è una storia che parla di legami, del bisogno che ciascun essere umano ha di tessere dei legami con i suoi simili. E tutto quello di cui noi abbiamo bisogno è della storia di questa amicizia di due persone meravigliose che combattono, che lottano tutta la vita per creare e poi per mantenere questo legame così profondo. E mi rendo conto che siamo qui seduti oggi tutti insieme e capisco che la storia che è riuscita a legare tutti noi nell'esperienza di fare questo film è proprio stato il bisogno che ciascuno di noi ha di questi legami. Ci siamo immersi in un'esperienza straordinaria che ha colmato ciascuno di noi, quindi grazie a tutti voi, grazie a Paolo di aver scritto questo libro e grazie di questa esperienza.